Adesso abbandoniamo un po' negli interventi che seguono il rapporto fra fotografia e studio della storia dell'arte, che riprenderemo in uno dei prossimi interventi, in cui il rapporto è non con la storia dell'arte dal cristianesimo in poi, ma è di archeologia. E gli interventi che seguono ci riportano più sul piano di altre storie, della storia della fotografia soprattutto. Prende la parola Silvia Paoli, conservatrice del Civico Archivio Fotografico di Milano, l'unica in Italia che ha a livello delle collezioni statali questo titolo ufficialmente attribuito. Non Lo esagerare, per dico favore. sempre. Io sono stata Se no non parlo conservatrice, più. ma non ho fatto un concorso per diventare conservatore di storia di fotografia, ho fatto un concorso di storico dell'arte. Ho diretto la sezione fotografia dell'Istituto Nazionale per la Grafica, mentre lei ha fatto un concorso per conservatore di beni fotografici ed è l'ha vinto ed è l'unica che ha ufficialmente questo titolo in Italia. Cioè, a livello accademico universitario abbiamo degli insegnamenti di fotografia, ma a livello dei beni culturali, lei appartiene non all'amministrazione statale ma comunale, abbiamo invece questo caso specifico di un concorso pubblico proprio specialistico che non abbiamo in altri casi. Ho già ricordato di Silvia Paoli, uno dei suoi lavori che più ho frequentato negli ultimi tempi, cioè questo lavoro molto bello che ha dedicato alla collezione di Lamberto Vitali. Ricordo tutti i suoi meriti, per non dilungarmi troppo, soprattutto una mostra recente. Che risale oramai al 10, sì, è ancora recente, lo sguardo della fotografia sulla città ottocentesca, Milano 1839-1899, che è stata una mostra particolarmente fortunata, di grande importanza, perché ha portato nuovi contributi alla storia della fotografia milanese del periodo appena indicato, e ha avuto anche molta fortuna perché è stata anche portata all'estero con grande successo. Quindi do È la andata a San parola. Pietroburgo, quindi abbiamo. Beh, dopo questo io potrei andare via perché hai detto troppo bene di me. Comunque, grazie molto a Marina, che devo dire è stata per me sempre un grandissimo punto di riferimento negli anni, e mi piace molto anche essere qui perché non dico che respiro aria di casa, ma insomma vedo tanti che hanno fatto prima di me e con me, insomma, un percorso importante, e che questa è un'occasione anche molto bella di confronto tra tutti noi. Io voglio appunto partire da cose molto concrete. Marina ha citato lo studio di Tiziana Serena sugli archivi, parlando appunto di archivio come dispositivo teorico, e sono studi che io ho apprezzato tantissimo e leggo. Però per me lavorare in archivio è una prassi quotidiana, quindi è uno scontro che è uno scontro che dura un corpo a corpo che dura da 12 anni, con una situazione concreta e un archivio che non è a dispositivo teorico, ma è un qualcosa che quando sono arrivata non si vedeva. Mi piace molto ricordare l'intervento che ha fatto Pierre Sorlin, lo studioso francese, ieri, quando faceva osservare che ci sono cose che nelle fotografie non si vedono, ci sono anche interi archivi che non si vedono, proprio non si vedono. In breve, qual è stata, insomma, la mia formazione e il mio percorso, con quali strumenti sono arrivata e che cosa ho cercato di mettere a fuoco, per poi raccontarvi quali sono almeno due o tre storie significative che sono emerse dallo scavo d'archivio, che sono le storie di personaggi fondamentali e collezionisti, perché Milano è stato luogo di grande collezionismo, di grandi storici dell'arte che hanno cominciato a lavorare con la fotografia,
da Luca Beltrami, che vi farò vedere dopo, a Lamberto Vitali, e poi vedremo appunto il lavoro che abbiamo fatto con la grande mostra sull'Ottocento milanese. Arrivo con gli strumenti di uno storico dell'arte. Io mi formo alla Cattolica con Miklos Boskowitz e con Luciano Caramel, poi faccio la scuola di specializzazione post laurea e incontro Zannier, ma incontro anche una persona che è stata nominata qui e che mi piace ricordare, Paolo Costantini, col quale faccio appunto la mia tesi di specializzazione, che mi apre veramente gli orizzonti su un metodo filologico che a questo punto unisco a quello che avevo imparato nella storia dell'arte, che era comunque un'attenzione storica alle fonti di tutti i tipi, quindi lo studio della fotografia applicando appunto questo metodo diventava uno studio a vasto raggio di oggetti fisici, ma di fonti coeve, alte e basse, si potrebbe dire, ma veramente senza che ci fossero distinzioni di sorta su quello che si andava ad affrontare, quindi un metodo rigorosamente critico. Arrivo nel 2001 a questi musei civici con questo concorso da conservatore dei beni culturali che ha ricordato Marina, che mi destina come responsabile di un archivio fotografico, e qui mi piace ricordare un'altra relazione che mi ha molto interessato, perché creava un po' una genealogia di noi storici dell'arte e anche della fotografia italiana, che è la relazione di Alberto Prandi, che ha veramente messo a fuoco una serie di tappe e di studi che sono stati significativi per noi. Ha parlato molto bene di politiche. Ecco, io arrivo a Milano nel 2001, non c'è una politica sulla fotografia. L'archivio fotografico è inserito nei musei civici di Milano, non si vede assolutamente all'interno degli studi storici. Comunque faccio un parallelo con la relazione di Alberto: Milano praticamente non esiste negli studi sull'Ottocento, perché Venezia 79, Fotografia Italia 800, aveva avviato alcune cose, però poi questa realtà milanese non era stata messa a fuoco. E a Milano ancora non esiste, Roberta correggimi se sbaglio, il museo di fotografia, perché viene inaugurato nel 2004, se non ero 2005? 4, ecco. Quindi è una situazione in cui l'ente locale assolutamente non ha coscienza di un patrimonio grosso. Quello che trovo è una situazione appunto di non esistenza di un luogo, dove la percezione è sostanzialmente una percezione molto limitata. O ci sono gli storici dell'arte che prendono le fotografie e le portano nei loro studi, quindi addirittura situazioni di mancanze e di strane trasmigrazioni di oggetti, o una percezione legata esclusivamente alla storia locale in maniera molto folclorica e molto, molto limitata, per cui l'archivio è quello delle foto della vecchia Milano, dei navigli, dei mestieri, quindi una situazione assolutamente estremamente limitata. A questo punto è necessario modificare completamente la percezione di questo luogo, la comprensione di questo luogo, e fare un lavoro di storico e critico che affonda completamente nella storia appunto di questo luogo, che si forma per accumuli, per sedimentazioni successive. Un archivio a cui dà impulso Luca Beltrami nei primi lavori che fa al Castello Sforzesco, radunando le prime collezioni di fotografia, nasce ufficialmente dopo l'apertura dei musei nel 1900 come primo gabinetto fotografico, e nel 1933 come assume il nome di archivio. La consapevolezza, insomma, di quello che mi trovo davanti mi porta a vedere questo luogo appunto come luogo di produzione, vorrei dire. A me quello che interessa sono i processi storici che stanno dietro questo luogo. A questo punto quello che trovo davanti, che è anche una situazione assolutamente opposta a quello che direbbe un dizionario, situazione di ordine e sistematicità, con cui viene definito un archivio, perché lì non c'è niente di ordinato né di sistematico, mi porta a capire che anche quello con cui mi misuro, e cioè quello che l'archivio in qualche modo ha comunicato negli anni, che sono quei pochi inventari
è determinato storicamente, cioè esiste una storicità anche dei modi in cui l'archivio ha comunicato se stesso. Quindi gli inventari, i cataloghi sono determinati storicamente, hanno delle loro mancanze, delle loro lacune, ci sarebbe da fare anche una storia della catalogazione. Una catalogazione che per esempio vedeva delle schede cartacee molto frammentarie soltanto con dei soggetti indicati molto empiricamente, progressivamente nella catalogazione per esempio emerge la nozione di autore. Ecco, quindi c'è tutta una storia con cui misurarsi. L'archivio non è certamente un archivio dove io ragiono per autori, io ragiono per situazioni storiche concrete, dall'oggetto fisico alla singola foto che può avere un interesse grandissimo, anche se io non so nemmeno da chi è stata scattata, all'insieme dei fondi, alla storia dell'archivio. Quindi, o alla produzione anche che un archivio ha generato negli anni, ad esempio la storia delle sue pubblicazioni, la storia delle mostre, la storia degli esiti del tipo di comunicazione che ha avuto nel corso degli anni, chiamiamola fortuna se vogliamo, e quindi questo è stato il quadro in cui comunque io andavo a lavorare. In questo senso mi rendevo conto del perno che assumeva anche la mia figura, non perché sia io, ma comunque perché il conservatore ha questo ruolo culturale fondamentale di mediazione tra il proprio patrimonio e un pubblico. Un pubblico, un contesto, un territorio, una città, ma non solo, gli istituti scientifici di riferimento, le università, i musei che sono anche correlati al nostro sistema museale, il piano nazionale. A questo punto diventa proprio un perno e il conservatore deve lavorare perché l'attività di conservazione e valorizzazione non sia mai un circuito chiuso, ma sia una cosa dinamica, cioè quello che io faccio in archivio, il mio lavoro storico e di scavo, entra in un circolo virtuoso che poi comunica all'esterno e dall'esterno ritorna comunque sul lavoro scientifico d'archivio. Almeno questa è la mia concezione e vedo conservare, valorizzare come un qualcosa di dinamico e mai chiuso in se stesso, come un qualcosa di circolare e di profondamente aperto. Ecco, la situazione quindi è completamente poi mutata negli anni, iniziando questo lavoro di scavo in tutto quello che non si vedeva, ecco, in tutto quello che assolutamente non era mai stato percepito né comunicato. Pensate che grandi fondi fotografici come quello di Luca Beltrami giacevano negli scatoloni, così come il grande fondo e la grande collezione fotografica di Lamberto Vitali. Ecco, mostrandovi semplicemente alcune immagini di quello che non esisteva, perché eravamo una stanza sopra una torre, adesso poi abbiamo tutta una situazione molto, molto, molto diversa e aperta al pubblico. Questi erano i vecchi inventari che, appunto dicendo ci sarebbe da fare una storia, classificavano soltanto tramite alcune note di soggettazione e basta, mentre oggi passiamo a quello che non penso certamente di illustrare, ma la scheda F che consente tutta una serie di chiavi di ricerca estremamente articolate e vaste. Ecco, vi parlo in breve delle figure che ci hanno caratterizzato e che caratterizzano, direi, l'ambito milanese dal punto di vista del rapporto tra fotografia e dinamiche culturali anche di più ampio respiro e che secondo me hanno col lavoro d'archivio anche manifestato come figure Beltrami e Vitali proprio una consapevolezza precisa e specifica legata al loro tempo relativa alla fotografia. Non mi dilungo tanto sui fondi specifici perché non c'è tempo, questo è Luca Beltrami in un'incisione di Conconi, un po' ritratto da Scapigliato per la sua formazione prima Scapigliata, poi parigina, poi legata naturalmente a Milano, questo è Beltrami nella sala del tesoro dove c'è il grande Argo del Bramantino. Beltrami, voglio soltanto dire questo, ha collezionato 5.000 fotografie con grande consapevolezza, è stato lui stesso fotografo, è stato membro del Circolo Fotografico Lombardo che nasce
a Milano nel 1889 e si conclude proprio quando a Milano si apre il ricetto fotografico di Brera, citato prima da Marina Miraglia. È stato un grande animatore, era un circolo internazionale, avevamo i fratelli Lumiere, avevamo Émile Zola, avevamo figure di grande rilievo e Beltrami scrive anche articoli sulla fotografia dicendo che è lo strumento nuovo che gli permette di lavorare in modo diverso e che lui affianca da questo momento al disegno. Quindi come insomma, è un uomo del suo tempo che lavora con gli strumenti del suo tempo, ecco, con gli strumenti del suo tempo, come altri, ma è tra i primi storici dell'arte e architetti che lavorano in questo senso. Ecco, vi mostro velocemente alcune cose della collezione di Beltrami che sono state raccolte da lui. Questo è l'Hôtel de Ville distrutto, lui ha lavorato a Parigi per 5-6 anni in grandi cantieri che hanno dato anche un'impronta internazionale alla sua formazione e gli hanno fatto conoscere l'ambiente della fotografia parigina. Ecco, quindi questo è estremamente importante, ma vorrei mostrarvi, ecco, le prime foto anche della storia della fotografia italiana, sono le foto di Luigi Sacchi che Beltrami colleziona nella propria fototeca, e di uno stesso soggetto spesso acquisisce più scatti di più autori in tecniche diverse. Abbiamo anche documentazione di rapporti continui e costanti con fotografi e con quindi precise richieste di committenza e di stampe diverse per verificare stati di opere d'arte. Quindi c'è la consapevolezza che forse una sola foto non può rendere, ecco, l'opera d'arte, e c'è bisogno di, vado veloce perché non abbiamo tantissimo tempo, però ecco, per mostrare, vediamo se arrivo, in certi casi sceglie prove anche in diversi stati, cioè sceglie dei provini oppure sceglie delle stampe di diverso tipo. Qui le cose che stanno scorrendo sono anche le stampe che abbiamo messo nella grande mostra dell'Ottocento che abbiamo fatto e che è stato un punto di arrivo molto importante, perché ha voluto dire questa mostra mutare anche il senso che si dava ai fondi dedicati alla città di Milano, cioè non più una storia esclusivamente per mezzo di fotografia sulla città, ma una storia di fotografia, della fotografia a Milano, che è diverso. Il grande catalogo che abbiamo fatto è un catalogo che raccoglie tutte le fonti, i materiali, le fonti d'archivio che ricostruiscono la biografia dei fotografi, ma la biografia anche delle fotografie, cioè degli oggetti fisici su cui abbiamo lavorato. Non riesco a arrivare alla foto che volevo far vedere. Comunque, per far vedere, questo è il Castello Sforzesco, quindi c'è una grandissima documentazione che attinge moltissimi studi fotografici dell'epoca. Ecco, questa è una prova di stampa e successivamente c'è la prova definitiva. Questo non è uno dei pochi casi che abbiamo nella collezione di Beltrami, ma si capisce anche come acquisisce fotografie. Questa non è meno importante di questa, e quindi io ho messo ad esempio nella mostra tutte e due, non ho scelto la stampa finale che è firmata tra l'altro dal fotografo e questa non è firmata. Quindi ci sono queste cose da osservare. Ecco, io devo passare al secondo PowerPoint se me lo fanno aprire, e vi dico qualcosa invece dell'altro personaggio che per noi è fondamentale, ma che è stato fondamentale nella cultura milanese. Ecco, quando io arrivo il Fondo Vitali è negli scatoloni, addirittura timbrato a inchiostro, foto per foto, compresi i calotipi. Siamo nel 2001 a Milano. Come Marina sa, insomma, il fondo è stato studiato, ecco. Ma quello che vorrei dire è che Vitali impronta di sé le collezioni milanesi in tante direzioni, cioè lascia la collezione di incisioni alla Raccolta Bertarelli, la collezione di opere d'arte a Brera, la collezione di fotografia a noi, e segna la cultura milanese anche in senso contemporaneo, perché
Vi cito questa, vi faccio vedere questa, è la mostra della collezione Gershwin che Vitali ha promosso all'undicesima triennale del 1957 di 400 opere e che, qui lo dico anche se l'avevo scritto, forse non è emerso a sufficienza, però che dà l'occasione a Vitali di parlare col sindaco a quell'epoca e di dire perché non facciamo un grande museo di fotografia a Milano alla Triennale, accogliendo la collezione Gershwin. Siamo nel 57, la risposta dell'amministrazione comunale è negativa, la collezione va in un'altra sede in Europa e va in America dove adesso è conservata, quindi occasione mancata nel 57 del Grande Museo di Fotografia alla Triennale. Per dire che un collezionista dedito alla fotografia storica comunque aveva un'attenzione contemporanea alla promozione culturale anche di istituzioni dedicate alla fotografia. Ecco, vi mostro soltanto per dire che Lamberto Vitali è stato anche fotografo, questo è del 61 e ritrae Ugo Mulas in casa sua e altra foto scattata da Ferdinando Scianna con Sciascia a casa sua e comunque moltissime sono le iniziative perché Vitali in quegli anni è in contatto con il MoMA, con Alfred Barr, con James Troll Sobey, con New Hall, quindi fa un'attività di promozione notevolissima, porta a Milano nel 58 la grande mostra The Family of Man. E nel 60, la dodicesima triennale, promuove mostre ogni 15 giorni di un autore fotografo italiano contemporaneo. Quindi, ecco, adesso non mi voglio dilungare, insomma, sulla collezione, anche se vi posso mostrare qualcosa che è andato in mostra, ma per dire che la passione storica che inizia alla fine degli anni 20 e che lo porta a scrivere i primi articoli come storico della fotografia italiana, primo storico della fotografia italiana negli anni 30 su Emporium, e che lo portano a una collezione di questo tipo. Qui vedete il Louvre di Baldus, i fratelli Bisson con Notre Dame durante il restauro di Viollet-le-Duc. Ancora la stessa esito a stampa che abbiamo anche nella collezione di Beltrami che avete visto prima, sono state curiosamente ritrovate due stampe. L'attenzione alle città italiane, naturalmente, però tutto questo lo porta comunque ad avere una costante attenzione anche alla promozione contemporanea della fotografia. Ecco, questo ad esempio è l'unico calotipo che abbiamo in Italia di Luigi Sacchi con gli artisti dell'Accademia, no? Che Marina conosce molto bene e che è stato acquistato sul mercato probabilmente londinese in anni veramente impensabili perché in Italia quasi nessuno comprava fotografie, insomma, alla fine degli anni 20-30. Milano che è andata in mostra appunto con le fotografie dell'Ottocento, istantanee che sono state anche queste una delle sue grandi passioni e il reportage, questi sono i moti del 98 a Milano di cui abbiamo una intera serie che sono proprio stati acquistati da Lamberto Vitali. I daguerrotipi, prezioso fondo di daguerrotipi che sono stati acquistati da lui. E la ritrattistica, alcuni dei migliori fotografi del periodo, questo è Belloc, il francese Belloc, questo è Sara Bernard, una stampa al carbone di un album preziosissimo di ritratti di personaggi dell'epoca, istantanee raccolte, questo è Degas a passeggio a Parigi, l'album sulla Sicilia, ecco, e molti altri, però a questo punto mi fermerei. Grazie. Ringrazio Silvia Paoli per questa bella relazione che fa vedere tante interferenze fra le varie discipline che vengono messe, possono essere messe a confronto attraverso la fotografia. Qui incontriamo fotografie, storia dell'arte, storia della fotografia e anche storia delle istituzioni pubbliche. Come dura la fatica di chi
lavora nell'ambito statale, pubblico, insomma, che si, non importa se comunale, provinciale, regionale che sia, in questo caso è comunale, insomma, nella pubblica amministrazione, e quindi lo scoraggiamento che ognuno di noi, io ho provato, voi provate adesso. Ma vi invito a essere più fiduciosi. Quando io ho incominciato nel 70, no, al 71, non era possibile parlare di fotografia, solo con Carlo Bertelli, che ho avuto la fortuna di incontrare proprio nel 1971, quando lui dirigeva il Gabinetto Fotografico Nazionale, io entrai come giovane funzionario ad appoggiare il lavoro di catalogazione, ma lui mi affidò invece un lavoro che riguardava più la storia della fotografia, perché mi affidò la catalogazione del Fondo Fotografico Michetti. Quindi bisogna rimboccarsi le maniche, lavorare come abbiamo fatto fino adesso, con passione e dedizione, nella consapevolezza di lavorare per la collettività e per il pubblico, sperando in tempi migliori, anche da un punto di vista dell'economia internazionale, che è così in cattive acque, e speriamo di avere più fondi. E comunque Silvia Paoli, che ha lavorato sul concreto, diciamo, ha anche attivato dei processi storici visibili attraverso le mie interazioni, i cataloghi, creando quei circuiti virtuosi ed aperti di cui parla la Tiziana Serena. Quindi la teoria e la pratica vanno sempre insieme, non è possibile che camminino disgiunti, perché la teoria non può che basarsi sull'osservazione di ciò che accade. Prende la parola Ilaria Schiaffini, che è docente di storia dell'arte contemporanea all'Università La Sapienza di Roma dal 2008, anche se è entrata nei ruoli universitari già dal 1902. Si interessa. Dal 2002, perdon. Meno male che non ho detto 1802, che invece ci ho detto 1902. Vabbè, meno male che l'ho detto 1802, già. Oh, si è occupata come storia dell'arte, come storico dell'arte moderna e contemporanea, soprattutto di Boccioni, e ultimamente si interessa sempre più di studi della fotografia ed è promotrice, insieme ad altri, ma è la principale interprete della nascita di un nuovo museo della fotografia che dovrebbe comunale, che dovrebbe essere istituito a Roma e che ha già destinate le sedi espositive, dei budget piuttosto consistenti, e di questo ci parlerà appunto Ilaria Schiaffini. Grazie Marina Miraglia, volevo innanzitutto ringraziare molto Gian Piero Brunetta e gli organizzatori del convegno per avermi chiamato a partecipare, perché trovo che è un'occasione preziosa per condividere un progetto che ancora è in fase molto iniziale, che va progettato e che diciamo, è nato anche proprio all'insegna della condivisione e della partecipazione, perché è stato reso noto tramite un convegno pubblico di cui adesso vi parlerò, e quindi sarei anche grata a chi volesse poi intervenire per suggerire anche alla luce delle esperienze, delle competenze molto ricche e importanti che sono qui rappresentate con suggerimenti e indicazioni. Il progetto nasce nel maggio del 2011, dopo un ordine del giorno votato all'unanimità dall'Assemblea Capitolina, che destina al nuovo centro della fotografia il padiglione 9D dell'ex mattatoio di Roma. Nel luglio sono stati stanziati 3 milioni e mezzo di euro dai fondi per Roma Capitale per ristrutturare questo padiglione con la finalità di centro della fotografia. Quindi questo, diciamo, è il dato molto concreto e molto importante e operativo su cui si sta lavorando.
Il mattatoio, per chi non conosca bene Roma, si trova nel quartiere di Testaccio, che è un quartiere centrale perché si trova tra Trastevere, l'Aventino e quindi molto vicino anche alle zone archeologiche di Circo Massimo, Caracalla, eccetera. Ed è una zona che ha avuto un grande impulso negli ultimi anni, sia per la vita dei romani, nel senso che ha cambiato un po' fisionomia, si è aperto, è un quartiere molto popolare, però ultimamente è molto frequentato da giovani, ci sono molti locali, è diventato un polo di attrazione sul piano del tempo libero, diciamo, e però c'è anche un elemento, un polo culturale molto importante che è appunto l'ex mattatoio, dove già ci sono diverse istituzioni importanti, che sono il Macro Testaccio dal 2000, c'è stato nel 2000 un piano di recupero del complesso dell'ex mattatoio, qui vedete una piantina molto ampia, insomma c'è quella parte sulla sinistra verso l'ansa del Tevere, colorata di arancione, che è il complesso, c'è il foro boario che è la parte più ampia, il mercato, l'ex mercato del bestiame e poi il mattatoio vero e proprio. Questo è un dettaglio della parte del mattatoio, dove appunto nel 2000 è stato destinato a centro Città delle Arti. I primi due padiglioni in basso sono quelli, subito dopo l'ingresso, sono dedicati, sono del Macro oggi, del Museo di Arte Contemporanea di Roma Capitale, è una sede distaccata, un'altra è a Via Reggio Emilia. Poi c'è l'Università di Roma Tre, che è una parte molto significativa, che è la parte in alto e a destra, la parte, e che adesso restaurerà l'altro padiglione. Quindi insomma ha un'occupazione molto significativa con la facoltà di architettura e parte del DAMS che dovrebbe essere trasferita lì. C'è la Scuola Popolare di Musica di Testaccio, c'è l'Accademia di Belle Arti che è nella parte del Campo Boario, quindi subito confinante alla sinistra dello schermo. Il grande edificio sulla sinistra, che vedete verticalmente, diciamo, è la Pelanda, che è una grande sede espositiva. Polifunzionale, in realtà era destinata a ospitare anche degli studi di registrazione musicale di produzione video, cosa che poi è rimasta sospesa, adesso viene messo a reddito, come si dice, affittato per convegni, esposizioni o anche eventi privati e che appunto ha però delle potenzialità molto importanti. Dall'altra parte c'è nel Foro Boario c'è l'Accademia di Belle Arti e il Villaggio Globale che è un centro di attività culturali e giovanili. Quel padiglione che vedete 9D circondato di rosso è quello appunto destinato a centro per la fotografia. Gli interventi sono, questo materiale deriva dall'Ufficio Città Storica che adesso è in una fase preliminare al progetto esecutivo proprio per il padiglione del museo e che verosimilmente se tutto va bene all'inizio dell'anno potrebbe partire il bando, il concorso per assegnare per la ristrutturazione. Davanti, subito sotto al padiglione del museo, vedete i rimessini che sono invece, a cui vi mostro qui l'ingresso del complesso del mattatoio, un rendering e questo è il progetto di come dovrà avvenire, nel senso che dovrà essere pedonalizzata l'area prospiciente. Questo è il padiglione invece già esistente del Macro che è stato restaurato, sono padiglioni gemelli, sono quattro padiglioni tutti uguali, quindi per avere un'idea di come potrebbe divenire, è un lungo padiglione con degli ingressi laterali, questo è un interno del Macro con una mostra. E questa è una veduta dall'interno, dalla parte dei rimessini, diciamo dal centro del complesso e si vedono i due padiglioni del Macro. L'idea, il progetto anche urbanistico, diciamo, prevede di aprire il complesso, adesso il complesso è chiuso, ha dei cancelli per cui di notte non è accessibile e rimane un po' isolato dal quartiere. L'idea è di buttare giù le pareti
e di aprire, pedonalizzare tutto, appunto, dentro e fuori, di far continuare dall'altra parte rispetto all'ingresso un viale pedonale che dovrebbe continuare sul ponte, c'è cioè un ponte che è molto ampio, il ponte Marconi, e quindi diciamo rendere questo polo culturale in stretta relazione con le attività del quartiere e della città. Questo è un rendering della Pelanda. E questo anche, la Pelanda che è stata ristrutturata con interventi molto raffinati dal punto di vista architettonico. Ecco, questi sono i rimessini di cui vi parlavo, che sono al centro, che adesso sono abbandonati e che sono destinati a diventare sedi di ristorante e caffetteria. Diciamo, c'è cioè quello di destra che dovrebbe essere una mensa, perché anche vicino all'università, l'università è molto frequentata da studenti, quindi c'è anche una delle potenzialità proprio di partenza di questa struttura. E invece quello di sinistra dovrebbe essere caffetteria e ristorante aperto a tutti. Questo è un piano, una pianta della disposizione. Non ci sono pareti attualmente, ma dovrebbe essere creato un nucleo centrale sulla destra, vedete, chiuso con i servizi, le cucine, eccetera, e poi con delle vetrate esterne a definire lo spazio. Per mangiare la sala da pranzo, insomma. Questo è invece lo stato attuale del padiglione 9D, che ospita è una rimessa di motorini sequestrati e dove auspicabilmente ci sarà questo centro per la fotografia. Una volta avuti questi atti, diciamo, importanti, impegnativi da parte dell'amministrazione capitolina, d'intesa con la Sapienza Roma 3 e con il sostegno anche del Macro e di Zetema, che è la società che gestisce i musei civici romani, ha promosso il convegno per un museo della fotografia a Roma per aprire un momento di confronto preliminare al progetto di costituzione, grazie ai contributi di rappresentanti delle istituzioni museali locali e statali, storici critici della fotografia, direttori di festival fotografici e curatori di musei di primo piano sul territorio nazionale. E si è trattato appunto di una presentazione di testimonianze molto utili per fare il punto della situazione. Il convegno, che è stato curato dalla sottoscritta con Raffaella Perna, ha riscosso molto interesse e anche un certo stupore. Questo era dovuto non solo alla sorpresa, accolta quasi sempre positivamente, spesso con entusiasmo per il progetto, di cui non era trapelato nulla sino allora, ma anche per il metodo adottato dall'amministrazione, cioè quello di aprire un dibattito pubblico prima che il progetto sia definito, di condividere la gestazione non solo con esperti, con il mondo della ricerca e dell'università, ma anche aprirlo a chi in generale lavora quotidianamente con la fotografia sul territorio, quindi fotografi, scuole di fotografia, piccole gallerie. Diciamo, questo convegno è servito anche proprio a creare delle reti, dei rapporti che sono andati avanti anche grazie all'attività accademica. Questo importante momento di confronto pubblico è stato l'inizio di una riflessione condivisa e un primo strumento di approfondimento, di avvicinamento, diciamo, progetto museale. È stato anche questo inconsueto nella forma di un appello all'amministrazione capitolina che è stato promosso dalle curatrici del convegno insieme a Gabriele D'Autilia, Giovanni Fiorentino e Daniele Fragapane, che con i loro diversi sguardi sulla fotografia hanno voluto impegnarsi anche in questo sforzo propositivo e progettuale e che ha raccolto, è un appello che ha raccolto importanti firme, un centinaio di firme molto anche prestigiose che ancora dovremo presentare in una prossima occasione. L'appello era nato in seguito a un'ipotesi lanciata dall'amministrazione capitolina, giusto 15 giorni dopo il convegno, in occasione dell'inaugurazione delle mostre della nuova direzione del Macro, quando si era ipotizzato di assegnare proprio al Macro il padiglione come sezione all'interno del Museo d'Arte Contemporanea. È una questione naturalmente molto importante perché riguarda una prima collocazione entro una delle due grandi famiglie di musei della fotografia, cioè quello delle sezioni tematiche all'interno di
istituzioni deputate all'arte o anche alla storia, alla scienza ed altre discipline. Per l'arte naturalmente c'è il modello fondativo del MoMA e quello del Centre Pompidou, oppure quello di costituire un luogo specificamente dedicato alla fotografia. Questa seconda opzione, come sapete, ha avuto il suo momento d'oro in Europa tra gli anni 80 e 90, quando numerosissime sono state le neonate istituzioni fotografiche, dall'Elysée di Losanna, Odense, Rotterdam, Winterthur, eccetera, eccetera, la Maison Européenne. La preoccupazione espressa da Alain Sayag nel raccontare della nascita della sezione fotografica del Centre Pompidou, che dirigeva, cioè che un museo solo fotografico rischiasse di essere asfittico, perché avrebbe potuto escludere molti artisti che si occupano di fotografia in maniera magari laterale, può essere vero se si guarda l'immagine tecnica dalla prospettiva sicuramente ampia ma unilaterale della sua relazione con la dimensione estetica, come questo convegno ha ribadito in tutte le sue espressioni. La fotografia è un'identità polimorfa, in bilico tra espressione e documentazione. Limitarla a un modello artistico, anche solo autoriale, significa escludere una ricchezza di ambiti di applicazione e di dimensioni della cultura umana di straordinaria importanza. Nell'auspicio dei firmatari dell'appello, infatti, il museo dovrà tener conto della fotografia nei suoi diversi aspetti estetici, storici, antropologici, sociologici, scientifici, mediali e nei suoi molteplici usi tra il passato analogico e il presente digitale, per evidenziare la sua legittima collocazione al centro di una fitta rete di relazioni con le altre espressioni culturali. Per di più, il modello del Bobur, ad esempio, dal 76 avviava la costituzione di un dipartimento fotografico come percorso parallelo in rapporto con una collezione di arte moderna già storicizzata, cosa che mancherebbe nel caso del Macro, che si caratterizza per una forte e incisiva vocazione a polo di ricerca e produzione artistica e culturale, luogo di sperimentazione e di laboratori incentrati sulla figura dell'artista, secondo le indicazioni dell'attuale direttore. Dal punto di vista culturale, schiacciare la fotografia sull'arte contemporanea equivarrebbe semplicemente allargare gli spazi espositivi del Macro, dal momento che essa è medium dominante della creatività attuale. Dunque, in questa cornice, segnare il limite che la divide dall'arte tout court appare assai arduo e forse capzioso. L'opzione di aprire a diverse tipologie e usi di fotografia potrebbe diventare fondamento identitario di un museo della fotografia di Roma Capitale, in virtù delle straordinarie testimonianze storiche, archeologiche e artistiche che l'hanno resa e la rendono meta di itinerari turistici da ogni parte del mondo e per la sua storia di capitale d'Italia e di sede dello Stato Pontificio. Numerosissime sono le istituzioni della città che hanno una gran varietà di archivi fotografici e naturalmente c'è l'archivio fotografico capitolino, che è quello di proprietà di Roma Capitale, ma ci sono gli istituti centrali dell'Istituto Centrale per il Catalogo della Documentazione, l'Istituto Nazionale per la Grafica, ma l'Istituto Luce, la Società Geografica Italiana, Accademia Americana. C'è una quantità anche straordinaria di immagini dal carattere documentario negli archivi di giornali, agenzie di stampa, ministeri, televisioni, partiti, associazioni sindacali. C'è una concentrazione veramente unica proprio in virtù della storia della città. Sono tesori sommersi che spesso non possono essere esposti per carenza di spazi personali e di fondi nelle sedi in cui sono custoditi. Il Museo della Fotografia di Roma potrebbe caratterizzarsi come luogo di raccordo e valorizzazione, occasione di visibilità e di fruizione strutturata secondo modelli di comunicazione che sappiano interagire con le esigenze, di una città moderna e con i linguaggi giovanili. Un museo Roma Capitale dovrà anche misurarsi con il suo ruolo nazionale, con il problema, già sollevato anche in questo convegno, di una sottorappresentazione del patrimonio fotografico italiano sul piano internazionale. Potrà dunque farsi promotore di una ricognizione delle realtà dedicate alla fotografia e dei fondi fotografici presenti sul territorio locale e nazionale, che possa portare alla formazione di un archivio digitale aperto e fruibile e condiviso con i proprietari dei materiali. Volevo farvi vedere, non so quanto... No, puoi parlare. Posso parlare? Accelero. E vi volevo solo far vedere che ho dimenticato una cosa importante, invece qui c'è lo stato progettuale di questo padiglione. E, sottolineo che è un progetto realizzato dall'Ufficio Città Storica senza consulenze di esperti, adesso invece è il momento, quindi è un progetto modificabile proprio a grandi linee ed è il momento in cui richiedono che ci siano anche degli apporti di consulenza. La metratura del padiglione è 1221 metri quadri
E poi c'è un soppalco sul piano primo, destinato provvisoriamente a una sala conferenze di 195 metri quadri, un 20% non di più è possibile soppalcare per piano regolatore. Qui si vede la pianta, e nella pianta abbiamo sotto il piano terra, dove ci sono appunto questi 6 accessi, perché l'idea è di renderlo molto aperto e permeabile rispetto al contesto esterno. Ci sono sulla destra, abbiamo queste piccole caselle, sì, le vedete abbastanza bene, destinate a uffici, a deposito, servizi e 2 depositi. Come vedete, ai depositi è dedicato poco spazio, perché lo spazio complessivo non è molto, e adesso vedremo anche questa questione. Il resto è uno spazio espositivo molto largo, ci sono queste colonne divisa che segnano le campate, ma per il resto è uno spazio molto flessibile, che può essere unico, articolabile. E sopra vedete la parte superiore soppalcata sulla destra, con questa sala, questa che qui viene chiamata sala conferenze. E poi c'è un soppalco circolare che originariamente era previsto, perché questo doveva essere una mediateca, quindi c'erano previsti degli espositori per libri, per video, eccetera, e potrebbe diventare un luogo legata a una biblioteca, un luogo d'incontro con delle postazioni anche informatiche, dei tavoli, insomma, qui è tutto, il progetto deve partire, qui è un alzato in cui si vede lo stesso progetto con le scale, eccetera. Questa è una ipotesi, un rendering dell'interno. E quindi in questa cornice di cui si parlava, appunto, di questa ricchezza di archivi, il museo assumerebbe una fisionomia prevalentemente espositiva, di raccordo, esposizione di archivi sommersi e collocati in sedi diverse, spostata sulla valorizzazione, dunque, più che sulla collezione e sulla conservazione. Più che un museo, potrebbe allora chiamarsi forse un centro per la fotografia, sebbene anche la funzione di collezionare e conservare possono essere contemplate in prospettiva, cioè una volta che siano stanziati fondi di una certa consistenza e continuità, o comunque anche essere prevista in una funzione minimale per salvaguardare fondi a rischio di dispersione per varie ragioni. Nella prima proposta di istituzione del museo, che si trova ora al vaglio degli amministratori, perché c'è un progetto ancora non definitivo e non presentato, il museo potrebbe avere accesso prioritario ai fondi fotografici di Roma Capitale, cioè Museo di Roma e Macro, che sarebbero come i depositi virtuali di questo museo, di questa rete museale, e l'uso come deposito di un immobile che è del comune, che ha già assegnato ad associazioni attive nel campo della fotografia e dell'archivistica. La promozione e lo sviluppo delle ricerche fotografiche attuali dovrebbe essere naturalmente un altro punto centrale del nuovo museo: dare visibilità, catalizzare le ricerche di autori e offrire un luogo di confronto, formazione, opportunità di committenza e progetti mirati. L'ultimo punto naturalmente è quello della funzione educativa del museo, su cui non insisto perché è molto importante per varie fasce di pubblico, dai giovani, fondamentali anche per la ricerca. A Roma manca una biblioteca di fotografia accessibile, eccetera. Appunto, sarebbe molto bello averla anche in quello spazio sopra, uno spazio magari flessibile, che può essere biblioteca, può essere destinato a incontri, e che possa avere accesso a banche dati digitali, supporti informatici, eccetera. È una sfida molto ambiziosa l'idea di lanciare un museo in piena crisi economica in questo contesto. Quali sono i punti di forza? Il primo è quello di una struttura moderna con uno stanziamento sostanzioso che può anche contribuire a impiantare attrezzature tecnologiche di base, postazioni informatiche, eccetera. Il secondo punto è l'inserimento in una rete di attività culturali già attiva e da potenziare, no? In cui ci sono le università, l'accademia, molti giovani, che sarà potenziato allargando appunto alla fruizione del quartiere della città, e anche con l'offerta di servizi commerciali e di intrattenimento nel padiglione accanto a quello del Centro per la Fotografia. Quale forma giuridica? Per ora è al vaglio l'idea di una istituzione comunale,
si abbandona, insomma, sebbene le fondazioni fino a si parlava molto di fondazione per il macro fino a poco tempo fa, perché il macro in realtà è ancora un ufficio della sovrintendenza comunale, ha molta poca autonomia e sembrava che fosse un po' una soluzione. Però diciamo che adesso ci sono stati casi, soprattutto a partire dall'eclatante commissariamento del Maxi, ma anche altre esperienze che mettono in luce le criticità di un tale modello gestionale, cioè poiché non ci sono vincoli che possano obbligare i soci fondatori a continuare a garantire il contributo iniziale, si è sottoposti a molte incertezze politiche ed economiche. Ora questa ipotesi sembrava messa in crisi dal decreto Monti sulla spending review, perché c'è l'articolo 9,6 che impediva ai comuni di costituire società e agenzie a cui affidare servizi, oltre a chiudere le preesistenti, ma adesso l'amministrazione capitolina sta verificando un'interpretazione che potrebbe aggirare il problema, quindi diciamo questa ipotesi della istituzione comunale potrebbe rimanere in piedi. Il vantaggio dell'istituzione comunale, che è quella che si usa per le biblioteche, è di avere garantito un funzionamento ordinario, in qualche modo con personale interno, e fra l'altro questo museo si inserirebbe nella rete dei musei capitolini, quindi avrebbe anche garantiti dei servizi che sono già a sistema per il macro e per gli altri musei, di ristorazione, di biglietteria, guardiania, marketing, la ristorazione sarebbe lì accanto e quindi ci sarebbe una rete virtuosa. Cosa serve? La prospettiva è che si dia vita a un comitato scientifico, diciamo, un intervento progettuale, e che l'amministrazione capitolina anche dia seguito al progetto, e intendiamo tra un mese, a novembre, in occasione della presentazione degli atti del convegno iniziale, presentare appunto auspicabilmente l'appello, riaprire un dibattito e stimolare l'amministrazione capitolina ad andare avanti. Vi ringrazio. Quindi un progetto che man mano si modifica, per quanto mi pare di capire dalla tua relazione, cioè non più un luogo anche di conservazione. Beh, questo diciamo, non ci sono state nuove indicazioni, la cautela dipende proprio dalla battuta d'arresto, è una forma di cautela e dipende anche dallo spazio. La prima ipotesi di creare una struttura così elastica, aperta al dibattito sulla fotografia, soprattutto come luogo di convegni, di incontri, aperta soprattutto ai giovani. La prima idea era stata anche quella che fosse il luogo di conservazione, raccogliendo tutte le immagini che sono state prodotte in più di 10 anni di attività con la spesa pubblica comunale di Roma per il Festival della Fotografia appunto di Roma. E questa prima ipotesi per cautela viene per... No, questa non per cautela, no, su questo c'è stato un passo avanti, nel senso che nel frattempo il macro ha cominciato a raccogliere le produzioni del Fotografia Festival, che appunto ha 11 anni ormai, perché erano disperse tra Zetema e Palazzo delle Esposizioni, e c'è stata una mostra curata da Marco De Logu che ha mostrato una prima tranche, quindi diciamo che il macro sta lavorando nel cercare di radunare questa collezione legata al festival. Poi c'è tutto il patrimonio che è a Palazzo Braschi, insomma, al Museo di Roma. Quello è che è lì, insomma, che... Sì. Lì è la parte più ottocentesca, che c'è una sua struttura che esiste da tanto tempo, sì, credo sì, che sì. Non è possibile incidere no, su quello. Certo. Ma il macro c'è, cioè, se... abrogato a sé questa funzione conservativa e di gestione del sta cercando, sì, speriamo che vorrebbe. Non ci riesca, vorrebbe, non lo so, insomma si tratta quindi di un progetto, è stato presentato, noi abbiamo lanciato l'appello apposta quando abbiamo visto qualche sì. Noi siamo stati, molti di noi presenti in aula siamo stati coinvolti nelle vicende, e sosteniamo in tutti i modi questa iniziativa del Comune di Roma, promossa con il sostegno dell'Università
di Roma la Sapienza e in particolare con l'impegno di Ilaria Schiaffini e quindi le auguriamo, ci auguriamo che questo progetto possa andare avanti presto e con successo. Allora, a questo punto ci fermiamo per qualche minuto per prendere un caffè come di abitudine.